Tutto a posto, Hammer? Finora pare di sì. Bel colpo, Liverest, eh? Giusto per l'incoronazione. Già. Hai guardato le uscite di sicurezza? Non di recente. Pensi che sia ora di farlo? È il momento più indicato. Ragazzi, ce l'ho fatta. Il vecchio si è deciso ad affidarmi un incarico. Il vecchio? Cowley. Penso che si riferisca a Mr. Cowley. Dovremmo fargli rapporto per insubordinazione. Sì, dovremmo proprio. Già, peccato però, così gli toglierà l'incarico. No, penso che lo espella di colpo dalla squadra. Sì. State scherzando? Scherzate, vero? Tu devi passare almeno un anno nel CI5 prima di poter chiamare Mr. Cowley il vecchio. E anche allora non quando sei in questi uffici. Ha le orecchie di un falco. Gli occhi. Cosa? Gli occhi di un falco. Sì, va bene, i falchi sono famosi per gli occhi, ma ci sentono anche molto bene. Hai mai visto un falco con un apparecchio acustico? Non dire idiozie. Sarà ridicolo, ma un falco con un apparecchio acustico. Non volete conoscere il mio incarico? Cosa, quel giro di scommesse? Sì, l'ho visto in bacheca in ufficio. Capisci, se vuoi dare un esempio di orecchie, devi prendere... Un elefante? Perché un elefante? Ma certo, perché l'elefante... Ah, divertiti, Tony. È buona fortuna. Vedi, l'elefante ha orecchie enormi, no? Sì, ma occhi non sta tanto bene, mi pare. Sir Arden, Sir Arden, le ho somministrato l'estrema unzione. C'è qualcos'altro che vorrebbe dirmi? Susie Carter. Susie Carter. L'ho uccisa io. Ho ucciso Susie Carter. Ho ucciso Susie Carter. Ti affidiamo il nostro fratello Arden, signore. Ora che ha lasciato questa vita, possa egli vivere in eterno alla tua presenza. Che la tua misericordia possa rimettergli ogni peccato commesso contro i suoi simili e che la benedizione... Lord Harrington. George. Lord Harrington. La prego, la smetta con questo Lord, per favore. Mi mette sempre in estremo imbarazzo. Dalla cronaca mondana non si direbbe. Lei è un personaggio. Peter. Peter? La trovo invecchiato, George. La gamba? Ce l'ho ancora attaccata al suo posto, ma prego, si accomodi. Grazie. Dunque, vediamo. Sono passati 7 anni dall'ultimo nostro incontro. 8. Georgetown. Thomasville. Ah. Ma non si può pretendere che lei ricordi queste cose dopo tanto tempo. Lei ha buona memoria. Perché ho motivo di ricordare. Lei mi ha insegnato molte cose, come protocollo, burocrazie, tutte cose che per natura sarei portato a disprezzare. Questa è sempre stata la sua forza, tagliare le curve. Ed ecco perché sono qui. Ha saputo per caso di Sir Arden French? Sì, e ho anche saputo che è stato un vero sollievo. Per lui forse, o per i suoi uomini? La mia irreverenza la scandalizza. Ah, di questo non c'è pericolo. So che Sir Arden dirigeva con pugno di ferro la sicurezza interna. Io ho ucciso Susie Carter. Ecco le sue ultime parole. Non lo sapeva? No. Mi sorprende che la notizia non sia filtrata fino a lei, Cowley. Benché sia ovvio che abbiano cercato di soffocarla, essendo la confessione di un capo della sicurezza. Non sono l'unica persona che l'ha sentita. Ma per quanto mi riguarda, io non voglio che sia soffocata, io voglio sapere. Che cosa? La verità? Esisteva per esempio questa Susie Carter? In quali ambienti? Voglio che il CI5 risponda a questi interrogativi. Ma perché non si rivolge al suo ufficio? Potrebbero avere buone ragioni per non approfondire un'inchiesta. E la squadra speciale? Ha sempre lavorato in tandem con quell'ufficio, appunto. Potrebbero essere ben disposti a insabbiare la faccenda. Ne ho parlato col primo ministro e secondo lui, secondo noi, siamo convinti che voi e voi soltanto avete i mezzi e gli uomini per scoprire la verità. Eddie, Eddie, che cosa ti prende? Niente. Niente. Di nuovo quel sogno? Ti ho detto che sto benone. Erano anni che non facevi quel sogno, non è vero? E ora hai gridato quel nome, Susie. Susie. E quando cominci continui a ripeterlo in modo ossessivo, Susie Carter. Ciao, Bremen. Guarda, guarda. A che cosa dobbiamo questo onore? Credevo che il CI5 non avesse bisogno di noi comuni poliziotti. Non ditemi che avete un caso troppo difficile. Infatti, dacci la pratica Carter. S come Susie. Carter, però. S. Per Susie. Deceduta. Ne ho 3 di morte con quel nome. Una in una rapina, una testimone che si è buttata da una finestra e l'ultima era... D'accordo, vediamole pure tutte, già che ci siamo. Va bene. Questo qual è? È il complesso dell'anima, no? Pronto? Sì, questa è proprio la residenza dei Tervi. Giulia. Sì, glielo chiamo. Nonno! Nonnino! Ti vogliono al telefono! Ti ho detto tante volte che la parola nonno fa pensare ad una sedia a rotelle, mentre la parola avo ha tutta la dignità del tempo. Pronto, sono Tervi. Salve, che bella sorpresa. Sì? Cosa? Ehi! Me lo ripeta, sì. Vorremmo fare le prove dell'impianto qui, se per te va bene. Sì, sì, benone. Non è possibile che parli sul serio. Ma sono passati anni e anni. No, un momento. Ehi, ragazzi, per favore, è una cosa personale. Andiamo a preparare il bar, allora. Ah, sono arrivati i bicchieri? Sì, fin da questa mattina, ma ancora non ho avuto il tempo di scartarli. Ma lei mi sta prendendo in giro, dopo tutto questo tempo. Sono anni che non mi trovo coinvolto in una cosa del genere, e lei lo sa bene. Sì, ho ancora qualche contatto. Molto bene, se lo ritiene proprio necessario. Non è la prima volta che vengo qui. Quando ero nella polizia stavo sempre in posti come questo. Sono entrato nel CI5 proprio per non doverli vedere più. E invece mi trovo, come sempre, in mezzo alle scartoffie. Non capisco. Non lo pretendo, non sei pagato per capire. Ne ho solo due di quelle tre pratiche, perché la terza, quella che si è buttata dalla finestra, non è più al suo posto. Non puoi non ammettere che le scartoffie ti stiano sfuggendo. Come non si trova? Ecco, nel senso che al suo posto non c'è, manca. Ma allora aveva ragione Lord Harrington. Harrington? Che cosa avete trovato? Dunque, fu nel 1953. Susie Carter era la principale testimone d'accusa in un processo per corruzione e le informazioni si fermano qui perché qualcuno ha rubato la pratica. Però noi abbiamo trovato i giornali di quel periodo. Chissà che non si trovi qualcosa di interessante. E che fine fece Susie Carter? Volò via da una finestra. Sì, volò da una finestra poco prima di poter testimoniare. Poco prima? Ufficialmente fu un suicidio. A chi fu affidato il caso? All'ispettore di polizia Turner, in pensione da almeno 9 anni. Hai avuto il suo indirizzo? Sì, abita nel nord. Attualmente chi abbiamo lassù? Tony Miller. Cosa c'è da ridere? Chiamatelo e ditegli che voglio Turner. Betty, chiama Lord Harrington, per favore. Pronto, Frank? Sì, sono Tervi. Sì, sto bene. Molto bene, sì. Senti, Frank, parliamo un'altra volta dei vecchi tempi, eh? Mi serve il tuo aiuto in questo momento. È urgentissimo. Eddie, c'è qualcuno alla porta. Eddie. Chi può essere a quest'ora? Sì? Mister Turner? Sì. Lei è l'ex ispettore Turner? Sì. C5. Mister Cowley vorrebbe venire. Ecco, questo dovrebbe essere un bel regaletto per Tony. Lo fai morire di paura. Perché non gli piacciono le ragazze? A te piacerebbero per caso con una faccia come quella? Beh, secondo. Comunque dai retta a me, il vecchio se ne frega. Il vecchio in fondo può anche fregarsene. Ma forse basterebbe mostrargli questo fotomontaggio per fargli prendere un accidente o qualche altra cosa del genere, no? Certo. E chissà se lui ha mai visto una cosa simile. No, non credo. Abbiamo messo un po' d'ordine qui da Tony, capo. Non serve più. Ah, è ben riuscito. Io mi diverto in modo diverso, ma a lui sarebbe piaciuto. Sarebbe? Se invece di un uomo mandi un ragazzo, ci rimetti anche la bicicletta. Quante volte mi avete sentito dire questo? È una delle mie tante massime. Dovevo mandare uno di voi due, sareste senz'altro ancora vivi. Cioè, è morto. Tony Miller è morto. Susie Carter. Voglio la sua storia, dalla culla alla tomba. Certo. Da dove cominciamo? Niente male per un ex poliziotto. Si viveva bene, ce la siamo sempre cavata. Ma un ispettore di polizia in pensione? Con la Rolls Royce. Appena andato in pensione, cominciò subito a speculare. Con quali soldi? Ebbe una piccola eredità. Allora se ne potrà trovare traccia. Io non saprei nemmeno dove cominciare a cercarla. Non mi ha mai detto niente. Ah, per favore, signora. Con quale diritto? Eddie è appena morto. Suo marito aveva vissuto oltre 50 anni, aveva una Rolls Royce in garage. Tony Miller non aveva compiuto 26 anni. Miller, quel giovanotto. È quello che era, un giovanotto. Oddio, Dio. Ci parli di Susie Carter? Susie Carter? Ha ripetuto questo nome ieri notte. Sembrava un'ossessione. Susie. La conosce? Una volta sentii qualcosa, anni or sono. Si parlò di una Susie, era un caso affidato a lui. Ricordo molto bene la sera in cui venne a casa sconvolto, preoccupato, spaventato. Sembra passato un secolo. Io mi riferisco al 1953, il primo anno in cui ci prendemmo una vacanza invernale. Andammo infatti alle Bermude. Era la prima volta che potevamo permetterci un lusso simile. Susie Carter non è quella che si buttò da una finestra di una stanza d'albergo? Lo Star Hotel, Bayswater. Abbiamo qui i giornali. Ecco, Susanna Carter, la sera del 3 giugno del 1953, da una finestra del 9° piano dello Star Hotel, ci fu solo una breve notizia. Perché quel giorno successe di tutto, l'incoronazione. E Liverest fu sconfitto, proprio quel giorno. Andiamo allo Star Hotel. Non ne vedo lo scopo. Vuoi trovarci ancora qualche indizio? A volte l'atmosfera del posto può significare tanto. Può bastare un odore. Lì non mancano gli odori. E sono tanto forti che dovranno demolirlo. Davvero? Stanza 96. La polizia l'aveva messa qui per proteggerla. Doveva testimoniare il giorno dopo. In quale processo? Corruzione. Neil Tervi Combines è un uomo che ha le mani dappertutto. Enormi appalti per il governo, ospedali, impianti di difesa. Si parla di bustarelle per svariati miliardi. Una specie di Watergate di quei tempi. 2 milioni di sterline sono tanti. Già, Susie Carter lavorava per la Tervi Combines. Cioè sapeva dove stava il morto. 2 milioni di sterline. Butteresti qualcuno dalla finestra per 2 milioni? 5 milioni di dollari. Sir Arden non era Sir Arden allora, ma solo Arden French, il difensore della Tervi Combines. E ora è morto. Non più morto di Turner. Neil Tervi è ancora vivo, eh? Non toccare Tervi. È uscito da quella faccenda profumato come una rosa. Perché la principale testimone fece un bel volo. Ma non sappiamo ancora se fu volontario o no. E Mr. Tervi è un uomo molto importante, la cui influenza ormai non ha più limiti. Quindi non dategli fastidio. Perlomeno fino al nuovo ordine. Allora, Ann Barry, quella della polizia femminile che doveva sorvegliare e proteggere Susie Carter. Telefono. Comunque ho risposto io. 2 uomini stanno venendo a trovarti. Uomini? Doyle e Bodie, così ho capito. Hanno parlato di CI5. CI5? Sì, anche questo l'ho capita così. Non sarà qualcosa del tuo vecchio lavoro nella polizia? Sally, Perché non ce ne andiamo per un po'? Perché? Credevo che non potessimo permettercelo. Beh, ho riflettuto, sai. Avevi ragione, ne abbiamo proprio bisogno. 15 giorni in Francia, dove andammo l'anno scorso. Sarebbe meraviglioso. Ma come lasciamo i cani? Lo diciamo a Harry, lui viene subito. Lo meritiamo proprio, un po' di riposo. Da quanto tempo te lo sto dicendo? Allora restiamo un mese. Io vado a vedere, tu chiama Harry intanto. Facci sapere quando puoi, Harry. Ti richiamo. Attento! Abbassati! Questa non aveva la Rolls Royce. No, ma un canile così quanto poteva costare? Già quando? Nel 1955. 100.000 sterline che pagò in contanti. Hai avuto la stessa impressione che ho avuto io di quelle due? Dici perché c'era solo un letto in casa? Sì, certo. Già. Deve essere stato un guaio fare la poliziotta a quei tempi, con quelle tendenze. Chiaro. La metteva alla mercé di qualunque forma di ricatto. Wow! Yeah. Bel colpo. Si compra ben 20.000 azioni della Tervi Combines. Quando? Nel 53. Esatto. Il 3 giugno del 53, il giorno dopo che Susie fa quel volo. Tervi. Per forza. Ho visto qualche foto di Tervi. Lo credo. Ottime relazioni pubbliche. Non c'è giornale che non parli di lui. Si tinge i capelli. Come? Ha quasi 70 anni e i capelli neri come la pece. Che cosa vuoi dire con questo? Niente, è un sintomo importante. Non vuole invecchiare. Non vuole ammettere che sta invecchiando. Ah, fai lo psicologo. Ma Cowley ci ha detto di non dargli fastidio. Sì, ma prima che uccidessero Tony e Ann Barry. Adesso invece la cosa è diversa. Tutti indizi e nient'altro. Ah, non fare il professore, la differenza è questa. Per noi un sospetto è un sospetto. Sì, lo so, un sospetto è un sospetto. E nella maggior parte dei casi i sospetti si trasformano in prove concrete. Ma al principio chi ci crede? E per ora contro Tervi non abbiamo prove. Le avremo, vedrai. Ma intanto acciuffiamolo. Signori? Già, mio nipote ha detto polizia. Non proprio, Mr. Tervi. Mi chiamo Doyle. Lui è Bodie. CI5. Comunque, una specie di polizia. Neanche per sogno. La polizia si può corrompere. Non sarete qui per discutere di semantica. E spero che non consideriate un whisky come il primo seme della corruzione. Lo chiedo perché quello che vi offro è veramente di qualità molto rara. Troppo presto? Allora, con il vostro permesso, per me è ora. Signori, sono a vostra disposizione. Davvero? Se aveste tutte le proprietà che ho io, sapreste che posso fare molto. I miei rapporti con la polizia e ho capito che voi non fate parte di quella categoria, sono sempre stati molto amichevoli. Lo sappiamo. Cosa vuol sapere? Ann Barry. Cosa? Noi l'abbiamo vista poco fa, Mr. Tervi. Le hanno sparato. In questo punto. Ma hai visto gli effetti di una di quelle pallottole speciali? Chi diavolo è questa Ann Barry? Dovrebbe saperlo. Era azionista della sua società. Azionista? Ma vi prego, signori. Avete idea di quanti azionisti ci sono? Sì, certo, ma vede, quella poliziotta acquistò azioni il 3 giugno 1953. Un giorno dopo la morte di Susie Carter. Susie Carter? E chi è Susie Carter? L'ha dimenticata. Amnesia? Malattia comoda a volte. Causata spesso, per esempio, da un colpo in testa. E a volte miracolosamente guarita con lo stesso metodo. Neil? Volevo avvertirti che sto uscendo. Ci vediamo al club. C'è qualcosa? Freddy, vorrei presentarti. Abbiamo detto Doyle e Bodie, se non erro, CI5. Conosco questi giovani. Certo, li avrai conosciuti quando hai condotto quell'inchiesta al Ministero degli Interni. Sir Frederick Telon. Signore? Sì, certo, voi lavorate con Cowley. Porgetegli me o segui. Certo. Allora, più tardi, Neil. Freddy, in effetti c'è qualcosa. Cioè? Poco fa mi hai chiesto se c'era qualcosa. Ebbene c'è. Questi due uomini stanno usando la tattica dei guastatori contro di me. Contro di me, Freddy. Per quale motivo? Nessuno al mondo. 3 persone sono state uccise. Nelle ultime 24 ore. E come c'entra il mio amico Tervi in tutto questo? Esiste qualche prova? Qualche prova concreta? È così? D'accordo. Doyle e Bodie. Ricorderò questi nomi. Non preoccuparti, Neil. Ne parlerò con Cowley personalmente. Ti ringrazio, Freddy. Mi dispiace che non abbiate bevuto. Già, è vero. Quel suo famoso whisky di qualità molto rara. Per quanto mi riguarda, le può farne un uso migliore utilizzandolo per farcisi un impacco. Fermo. La saluto, Mr. Tervi. Vi ho detto di non toccarmi quell'uomo, ma no! Voi andate alla carica contro i miei ordini. Siete sordi o deficienti? O siete semplicemente ignoranti? Per favore, ha già preso un bicchiere di whisky in faccia. Davvero? Di puro malto, di qualità molto rara. Allora siete anche due idioti. Un whisky di puro malto su una faccia come la tua. Sei arrabbiato ora. Sei talmente umiliato che prenderesti a pugni chiunque dalla rabbia, vero? Col karate ho imparato molto sulla rabbia. Il mio maestro mi diceva di incanalarla, di farla vibrare attraverso il corpo come attraverso un amplificatore, poi concentrarla e farla esplodere come una scarica di corrente. Bevi un whisky. È di malto, ed è puro. E per tua informazione non ce n'è uno particolarmente buono. Sono tutti favolosi. E non sprecarlo mai su quella tua faccia, mira alla bocca. Ed ora quella rabbia va incanalata. Filate. Dove, capo? A leggere quei giornali. Voglio sapere ogni parola che è stata scritta sull'affare Susie Carter. Li abbiamo già letti molte volte. 100 volte almeno. Beh, studiateli di nuovo. Betty li ha già preparati tutti per voi. Evviva. Salute. Cin cin. È tutto molto semplice. Turner. Ancora l'ispettore Turner, dunque. Corrotto a dovere per la sua posizione. Passa davanti al piantone ed entra. Nella stanza dell'albergo, ugualmente corrotta, la donna poliziotto Ann Barry. A questo punto i poliziotti fanno volare Susie Carter dalla finestra. E Neil Tervi è quello che paga. Il tutto viene fatto sotto le ali dell'avvocato difensore, scomparso da poco. Nessuna prova contro Tervi, quindi si archivia. Ripeti un po' quel punto. Il caso si archivia. No, la prima parte, Turner. Passa davanti al piantone ed entra. Davanti al piantone. Bodie, hai tutta la stoffa per fare il detective. Grazie. Allora dobbiamo riprendere in mano la pratica. Cucina bene, Angus. Sì, davvero. Bella giornata per la caccia, eh? Guardi, Mr. Hammer, ha mai visto un esemplare simile? È tutto per lei, guardi. E poi, anche se lo sbaglia, è sempre suo, perché se non lo colpisce, non ha comunque uscite di sicurezza. Hai controllato le uscite di sicurezza? Pensi che sia il momento di farlo? Precisamente. Mr. Hammer, perché non spara, Mr. Hammer? Mi perdoni, pensavo ad altro, molto lontano. Troppo tardi, Mr. Hammer, ormai se ne va. Mi dispiace, ma almeno l'ho visto. Sì, ma lo scopo non era questo. Non mi pagherà per guardarli i cervi. Comunque non potrà fare molta strada in questa valle, quindi è sempre suo, ma bisognerà camminare. Le eventuali responsabilità di Tervi furono investigate allora, ma non si trovò proprio nulla contro di lui. E adesso, quasi 30 anni dopo, ancora non c'è nulla. È lo status quo. A parte il fatto che ora ho un uomo di meno. Sì, lo so, Miller, mi è dispiaciuto molto. Ma e quanto dispiaceranno il Tervi, spero. Senta, lasci in pace Tervi, per favore. Non c'è l'ombra di una pista lì. Forse no, ma il tarlo mi resterà nel cervello. Comincio a pentirmi di essere stato io a voler riaprire questa ferita. Io ne sono felice. C'è qualcun altro. Peter, deve esserci qualcun altro. Tanti anni fa, Tervi non era ancora così forte da poter corrompere avvocati e poliziotti. No, doveva esserci un personaggio potente dietro di lui, una specie di terzo uomo. Che c'è? Il poliziotto. Eh? Quello che piantonava la porta della stanza. E perché mai non ci ho pensato io? Perché non ha preso un whisky in faccia. Sapete anche chi è? Sappiamo chi è Frank Hammer, un ex sergente di polizia, ma non sappiamo dov'è per ora. Trovatelo. Concentrate la rabbia. Quando funziona, funziona davvero. Che colpo ha fatto Mr. Hammer? Un cervo così non l'ha mai preso nessuno. Non le ho detto che le foto più belle le avrebbe fatte qui? Non è un paradiso qui? È vero. La Scozia è un paradiso. Vuole continuare oppure preferisce riposare su questi allori? Si è fatto un po' tardi. Forse è meglio rientrare. Ah, come vuole. Restiamo comunque ad occhi aperti camminando. Salve. A 100 chilometri dall'ultima cosa civile che abbiamo visto, trovi uno che ti dice salve. Ho imparato un po' di educazione. No, salve è un saluto amichevole, nient'altro, quindi io volevo soltanto salutarvi. Comunque vi stavo aspettando. Vi ho sentito venire da almeno mezz'ora. Siete uomini di città, eh? Che cosa posso fare per voi? Ah, se avete fame, favorite. No, ci hanno detto in albergo che Mr. Hammer è da queste parti. Infatti. E dove, con precisione? Da queste parti. Il paese è grande e il territorio è tutto scozzese. Da bambino, oltre a imparare l'educazione, hai mai imparato che nella vita è possibile essere gonfiati come zampogna a furia di botte? Non vi ho chiesto forse se potevo fare qualche cosa per voi. Stiamo cercando Mr. Hammer. McKay l'ha portato giù a valle, ma dovrebbero tornare presto. Da quella parte? Verranno su per quella strada. E chi di voi due è inciampato poco fa? Non c'è di che vergognarsi, ho sentito bene uno che cadeva. Non più di 5 minuti fa. Forse un cervo. Ah, io so distinguere un uomo da un cervo. E quello era un uomo. Qua sotto, non lontano da qui. movimento. C'è qualcosa. E siamo pure sopravvento. Un cervo? Può darsi. Si tenga pronto. Resti laggiù con la mira. Io intanto cercherò di aggirarlo e lo spingo verso di lei. Quindi lei non l'ha visto? No, forse avrei dovuto corrergli dietro. Ma poi quando ho visto Mr. Hammer, povero Mr. Hammer. Già, povero Mr. Hammer. Può avergli fatto una foto, però. Sono sicuro che ha fatto in tempo. Non capisco, ma non eravate qui a caccia? No. Quello non avrebbe fatto del male a una mosca. Era un grande fotografo, un grande cacciatore di immagini, ma niente altro. Questa è una macchina fotografica e là dentro c'è la foto del suo assassino. Ma certo, questo è Frank Goodman. Potete trovarlo? Non sapendo che lo cerchiamo, non dovrebbe nascondersi. Sì, lo troviamo. Bene. Ecco, andateci piano. Chiaro? Lo voglio intero. Sì, signora. Sì, controllami questa, per favore. Cowley lo vuole intero. Chi è Goodman? Lo sappiamo. È un killer. Ma lo è di professione. E quindi non va in giro armato. Ma se lo troviamo mentre parte per uno di quei suoi lavori? Va bene, mettila via. Però ricorda dove la metti. Ciao, Frank. È bella la Scozia? Duro però l'amico, eh? Direi piuttosto che una palla di gomma. Più gli dai forte e più rimbalza. Ricordi quel vecchio film del grande Gary Cooper? La sua religione lo tradisce, l'hai visto? No. Beh, nemmeno quello voleva dire una parola. Allora hanno minacciato di seppellirlo. Vivo, naturalmente. Lui non ci credeva, ma quando ha capito che facevano sul serio, allora è crollato. Con questo non funziona. No? No, lui non ha paura di niente. Vero, Frank? È così, Frank. Beh, comunque ognuno ha il suo tallone d'Achille. Qualcosa di cui ha paura. È chiaro il mio pensiero? Pensiero ricevuto, è la prima a destra. Non è quello il tallone d'Achille di Frank? Hai qualche dubbio? No. Ci saranno adesso? Beh, di solito questa è l'ora buona. Conosci Billy Knowles? No. Sì, quello del cemento. Ah, quello che nascose i cadaveri in quel viadotto. Mm-hmm. Che burlone. Frequenta quel locale ogni sera, vero Frank? Sì, eh? Beh, io ho sempre avuto qualche dubbio su quella faccenda. Non ho mai sottoscritto quella brutta calunnia che fosse stato Frank a mettere un coltello in pancia al fratello di Billy. Il locale chiude fra mezz'ora, quindi uscirà. Pensa alle risate quando lo vedono qui. Ah già. Secondo te che gli fanno? No, non lo ammazzano. Qualche schiaffone? Quello sarebbe troppo poco, forse. Spera solo di morire subito. D'accordo. L'ha fatto per Tervi? Sì, l'ha scritto, l'ha giurato e l'ha firmato. In triplice copia. E finalmente abbiamo inchiodato Tervi. Resta il problema di mandare qualcuno a prenderlo. Qualcuno che sappia trattarlo con il rispetto che merita. Beh, veramente noi siamo ben noti per le nostre buone maniere, non crede? Marcio, depravato, venderebbe sua madre per denaro. Sono i vari significati della parola corrotto, l'ho guardato. C'è anche infetto, macchiato, senza più purezza. Perché non l'hai chiesto a me? La mia definizione è molto più semplice. Lo credo. La corruzione è dove si trovano i vermi. Dovremmo fare i guastafeste. Già. Già che ci siamo, facciamogli una sorpresa. Sì. Sì, forse è vero che la vizi un po', ma perché non dovrei? In fondo è l'unica nipote che ho, no? Ehi! Non preoccuparti, lo reggo benissimo. Ah, è whisky. Oh. Come va la festa? Bene, è fantastica. Sta riuscendo molto bene, grazie. Ehi, che fine ha fatto la musica? Ah, ora ci guardo. Perché hai fermato la musica? E loro cosa fanno qui? Sono entrati dalla finestra. La festa è finita, tesoro. Questo non è detto. Si è guastato l'impianto, per caso. Come diavolo siete entrati qui? Dalla finestra. Vi siete introdotti nella mia casa da una finestra. Era aperta. Questo comportamento è almeno inqualificabile. Vi prego, Giulia, Mark, mi occupo io della faccenda. Voi siete due pazzi, ve l'assicuro. Bisogna esserlo in questo lavoro per non impazzire. Vi farò rompere le ossa. Sir Frederick sa già tutto. Sa cioè che Frank ha cantato. Frank Goodman. Ci ha detto che ha ammazzato Turner, è chiaro. E Hammer. Per conto suo. Già, pagare un killer è come uccidere di persona. Ciò vuol dire che lei ha ucciso Tony Miller. Noi gli volevamo molto bene. Allora? Il prezzo. Avanti, coraggio. Ogni uomo ha il suo prezzo. Qual è il vostro? Mi serve soltanto un'ora di tempo. Lei ha una società in Sud America, non è vero? Per un'ora di tempo vi pagherò tutto quello che vorrete. Veramente? Sì, certo. In contanti? In qualsiasi valuta del mondo. Comincio a sentire voglia di quel buon whisky adesso. Ebbene, l'idea mi tenta molto. Si vede. Del resto, se fossimo arrivati un'ora dopo, chi può dirlo? Giusto. È chiaro. Allora d'accordo? No. Non sarebbe onesto verso Tony, non le pare? Miller. Ma per riprendersi da questa delusione, perché non si prende un whisky, eh? Ma che cosa fate? Le manette no, non ce n'è alcun bisogno, vengo con voi. No, per carità, non lo fate. La mia famiglia è là fuori, c'è anche mia nipote là fuori e tutti i suoi amici. No, vi prego, toglietemi le manette, vi supplico. Vi supplico, ma che razza di uomini siete? Che razza? Quelli che ci vogliono per gente come lei. Che succede, nonno? Che cosa hai fatto? Hai capito fino a che punto è arrivato? Sì. Ma com'è possibile toccare certe profondità? Scusi, capo. Sa perché le ho dato appuntamento qui, Peter? Sulla scena del delitto? Poteva diventare ministro degli esteri un giorno, Peter. Perché potevo? Non capisco questo discorso, George. Mi spiego. Sir Arden aveva una coscienza che lei non possiede. Io ho ucciso Susie Carter, disse morendo. Ma la sua colpa fu tacere la verità fino ad allora. Sta insinuando che l'ho uccisa io? Ha fatto la sua parte come Sir Arden, tacendo la verità. Ma la sua confessione in punto di morte l'ha gettata nel terrore e l'ha indotta a ricontrollare la sua posizione. Se lei non avesse fatto nulla, invece, se non avesse voluto fare la prova del 9, oggi non saremmo qui. Lei ha commesso l'errore di voler sfruttare la mia organizzazione per mettersi al sicuro. Scommetto che Tervi ha formulato le più assurde accuse contro di me. Oh, gravi accuse, sì. Ma nessuno può definirle assurde. L'istinto mi aveva sempre detto che il Deus ex machina era lei, ma io ho sempre rifiutato di crederlo. E nessun giudice crederà a Tervi e non a me. Nel 1953 lei era un giovane ministro e Tervi la corruppe per ottenere quei contratti che l'avrebbero reso un gigante. Susie Carter sapeva tutto e lei sapeva che Tervi l'avrebbe fatta uccidere prima del processo. Me lo dimostri? Ne ho già le prove. Ho tutti i suoi documenti bancari di quel periodo. E ognuno di quei versamenti è una prova. Ha tradito la mia fiducia. Ma forse quella non valeva molto per lei. Poi ha causato la morte di ben 5 persone. E con la vita io non ci scherzo. Vorrei proprio che tu provassi a scappare, Peter. Così avrai il diritto di metterti un po' di piombo nelle budella. So che non lo faresti mai, George. Fai la prova. La faccia con noi la prova. Non mi serve nulla da voi. Ma noi non siamo qui per caso, siamo venuti per un altro scopo. Allora portatelo via. George. Sì, fra mezz'ora posso esserci. Ma se ancora non sai se mi piace, ma poi mi piace tutto quello che fai tu. Va bene, allora fra mezz'ora ti bacerò, a più tardi. Io vado a trovare la madre di Tony. Vuoi venire? Dovevo fare un'altra visita, veramente, ma ci vengo.